Avete presente quel brano delle Confessioni in cui Agostino racconta della propria conversione? Dice che in pomeriggio sentiva una voce che veniva da un giardino vicino e diceva: "Prendi e leggi". Lui allora prese la Bibbia, trovò un passo e da qui nacque la sua conversione. Ecco, diametralmente opposto a questo è il racconto di La reliquia di Costantinopoli di Paolo Malaguti, è un libro finalista al Premio Strega 2016. Perché diametralmente opposto? Perché mentre nelle Confessioni di Agostino abbiamo l'invito che dice prendi e leggi, qui c'è un episodio particolare che è quello che poi dà il via a tutta la narrazione, che dice non leggere. È una consegna tassativa fatta in punto di morte da parte di un maestro al suo discepolo, che gli intima di non leggere il libro che gli lascia in eredità. Che poi questa è la solita storia di sempre, no? Come quei grandi autori che muoiono e danno disposizioni che i loro testi siano bruciati. Ma se proprio li volete bruciare, bruciateli voi, non lasciate il compito ad altri che sapete che li pubblicheranno. Vabbè, chiusa la parentesi. La reliquia di Costantinopoli è un romanzo ambientato durante la caduta di Costantinopoli, quindi la fine dell'impero romano d'Oriente, e narra di come si dedichino al ritrovamento, a mettere insieme, a mettere in salvo tutta una serie di reliquie. Al di là della storia, però, scritta molto bene da Paolo Malacuti, io vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. Intanto, questo è uno dei due libri presentati al Premio Strega 2016 che trattano della caduta di Costantinopoli. Uno era Notturno bizantino di Luigi De Pascalis, pubblicato dalla Lepre Edizioni, testo che è stato solo presentato ma poi non ha passato il vaglio della dozzina. Questo testo di Paolo Malaguti, La reliquia di Costantinopoli, in libreria per Neri Pozza, è invece nella dozzina dei libri finalisti del Premio Strega 2016 e non sappiamo se entrerà nella cinquina. Un interesse particolare, quindi quello della narrativa italiana in questo periodo, a vedere quello che succede a Costantinopoli, a raccontare in maniera romanzata la caduta di Costantinopoli, la fine dell'impero romano d'Oriente. Viene da pensare che ci siano molti legami con l'attualità, perché l'impero romano d'Oriente, come sappiamo, è finito per via dei musulmani. Si vogliono forse fare parallelismi con l'attualità, con questa presunta guerra di religione che stiamo vivendo? Non lo so, però è un dato interessante da tenere presente. L'altro aspetto da sottolineare della reliquia di Costantinopoli è il modo in cui viene narrato. E possiamo rifarci al classico manoscritto manzoniano. Del resto, il narratore racconta di aver ricevuto un testo che ritrova dopo tanti anni per alcune vicende che non mi racconto, e quindi poi c'è la trascrizione di questo testo. C'è però anche la particolarità del dialetto che viene usato. Sempre più frequentemente troviamo il dialetto nei testi narrativi italiani. Se ne parla tanto con Camilleri, naturalmente, ma non è certo l'unico. Carmine Abate in un'intervista ci disse che lui lo usava molto prima di Camilleri. E vediamo anche nel recente libro Maria di Isili di Christian Mannu, che ha vinto il premio Calvino 2015, ci sono molte inserzioni di lingua sarda. Qui Paolo Malaguti introduce parole del veneziano. Avverte che non si tratta di una trascrizione fedele, ma quanto più di una lingua inventata per l'occasione. Però ecco, questo penso che sia un dato interessante. Dopo un lungo periodo in cui si è voluto pulire la lingua italiana, sempre per riferirci al Manzoni, si voleva risciacquare i panni in Arno, adesso troviamo che il dialetto, le lingue locali, con tutta la loro ricchezza culturale e con tutta la loro capacità di poter esprimere concetti che in una maniera diversa dall'italiano formale, troviamo quindi che tutte le lingue locali cominciano ad avere una loro importanza, una loro presenza narrativa, una loro presenza letteraria. A scuola insegnano sempre Carlo Porta
il Belli, ci arriva a Trilussa forse, ma ci si ferma lì. E questo invece ritengo che sia un dato molto interessante perché, come ben sappiamo, la lingua è sempre in evoluzione. E se la lingua italiana ufficiale è senza dubbio bella, utile ed esprime la nostra identità, è pur vero tuttavia che ci sono delle espressioni, dei modi di raccontare che sono propri del dialetto e sarebbe un peccato farli perdere. Questo è uno degli aspetti particolari, secondo me, del romanzo La reliquia di Costantinopoli di Giacomo Acuti, oltre ovviamente a tutta la storia narrata.